Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Canistra del Fossano Calcio in vista della partita contro il Casale di sabato. Ti chiedo prima una breve analisi sulla partita di domenica, quella contro il Pondonnaz. Ti chiedo che partita è stata e come è stato soprattutto il Fossano. 0 punti, però una prestazione che pare sia stata comunque abbastanza buona. Sì, la prestazione è stata buona, sicuramente siamo calati a livello di concentrazione e abbiamo pagato sui 2 gol, cosa che non ci possiamo permettere questo sabato contro il Casale perché è una squadra di livello superiore e non possiamo permetterci assolutamente nessun calo di concentrazione per tutti i 90 minuti, 95 che siano. Tutto sommato sì, contro il Pondonnaz abbiamo fatto una bella partita, ma ripeto, ci è mancato quel poco di concentrazione in più che ha fatto la differenza. Quello sì, e tra l'altro Casale è una delle squadre che può puntare quasi a vincere il Sì, campionato. può essere anche uno stimolo in più per noi confrontarci con una squadra che comunque vuol vincere il campionato e ripeto, col fatto che sia uno stimolo in più, dobbiamo stare concentrati per tutti i 90-95 minuti, più recupero nello spogliatoio, intervallo, perché, ripeto, è una squadra che punta a vincere, sicuramente ha qualità. Ti chiedo ancora questo, avrete partita di sabato contro il Casale, poi mercoledì in casa contro il Chieri, poi di nuovo domenica, quindi tante partite tutte Sì, ravvicinate. abbiamo un bel filotto di partite che ci metterà alla prova, soprattutto sul piano fisico. Spesso quando mancano le energie si tende a perdere di lucidità e questo può fare la differenza quando ci sono tante partite ravvicinate. In parola chiave per questo periodo, lucidità, forse mantenere la lucidità. Esatto, mantenere la lucidità, giocare 3 partite in una settimana sicuramente c'è poco distacco tra una partita e l'altra, quindi bisogna mantenere sempre la lucidità e la concentrazione. Grazie mille. Grazie a te.